Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuto Enrico Giovannini, Ministro del Lavoro. E buonasera a Milano Tito Boeri, economista e fondatore della voce.info. Allora, oggi buonasera. il governo ha varato il pacchetto lavoro che eh, dovrebbe creare 200.000 posti di lavoro per i più giovani, ma eh, non tutti sono d'accordo eh, su come questo risultato si debba ottenere, per esempio. Il professor Boeri pensa che gli incentivi siano soldi sprecati e un altro come Beppe Grillo pensa che sia in realtà tutta una presa in giro, subito dopo la pubblicità. Pausa pubblicitaria il ministro Giovannini mi diceva che con questo decreto per la creazione di 200.000 posti di lavoro, soprattutto per i più giovani, il governo ha fatto in realtà un miracolo, no? In effetti sì, nel senso che siamo riusciti a riutilizzare al meglio fondi cosiddetti comunitari che avremmo rischiato di perdere, perché se non si impegnavano entro la fine di quest'anno sarebbero stati persi. E abbiamo naturalmente messo delle risorse in più, complessivamente parliamo di un miliardo e mezzo che va non solo per gli incentivi all'occupazione, occupazione giovanile, circa 800 milioni, ma per molte altre cose. L'imprenditorialità anche giovanile, l'attivazione per la prima volta di stage, di tirocini formativi per gli universitari, che valgono però. A fini curricolari, quindi contano per l'università, la possibilità di avere negli istituti professionali formazione presso le imprese. E poi alcune cose molto importanti sul tema sociale, che riguardano centinaia di migliaia di persone, e in particolare l'estensione a tutto il Sud della cosiddetta carta di inserimento sociale che permetterà a 170.000 persone in stato di povertà, anzi nel 10% più povero della, uh, di questa classe, di essere attivate, aiutate a patto che mandino i figli a scuola, si attivino sul lavoro. Quindi non è una vecchia social card, è veramente un'iniziativa molto importante mm. sul piano sociale per l'inclusione. Ecco, ma sul fronte dei posti di lavoro lei mi conferma che mm. verranno creati 200.000 posti no, di lavoro per i più giovani più oggi. Abbiamo o meno. parlato di. 200.000 distinguendo tra la possibilità che gli incentivi all'assunzione a tempo indeterminato per giovani tra 18 e 29 anni che portino a aumenti dell'occupazione, questo potrebbe attivare effettivamente 100.000 posti di lavoro aggiuntivi. Abbiamo poi circa 100.000 persone che possono essere attivate Attraverso l'autoimprenditorialità, i fondi per il non profit, gli stage, gli, i tirocini formativi retribuiti. E quindi sono, in un caso, occupati ver veri, nell'altro caso sono riduzione di quelli che chiamiamo net, cioè i giovani che non studiano e non lavorano. Quindi fate un po' una speculazione, diciamo. È no, una, stima, una stima, naturalmente. Professor Boeri, lei oggi ha detto che con questo decreto si buttano i soldi senza incentivare davvero le assunzioni. ci vuole spiegare perché? perché questo provvedimento io mi riferisco soprattutto all'articolo 1 quello che insomma, è il più importante di questo provvedimento quello che impegna gli 800 milioni perché poi ci sono tante altre piccole misure ciascuna di importo limitato per esempio quella sui tirocini vale circa 15 milioni di euro queste vanno valutate a parte ma credo che il loro impatto sarà davvero minore ecco questa misura che concentra il grosso delle risorse ripete degli interventi che sono già stati sperimentati in passato con assai scarso successo ricordiamoci che nel 2000... Quando era scaduta la cosiddetta fiscalizzazione degli oneri sociali, il governo Amato allora aveva introdotto un bonus assunzioni che ha le caratteristiche molto simili a quel provvedimento che è stato varato oggi e che molte valutazioni hanno dimostrato non ha contribuito a creare alcun posto di lavoro aggiuntivo. Intendiamoci perché c'è questo problema: perché anche quando siamo in una recessione, anche quando l'occupazione diminuisce, anche quando aumenta la disoccupazione, ci sono sempre delle imprese che fanno delle assunzioni. Ogni mese vengono assunti circa circa 120.000 giovani per esempio in Italia, anche quando la disoccupazione aumenta. Bene, noi rischiamo di fare un regalo a queste imprese che avrebbero comunque assunto questi lavoratori anziché creare dei posti di lavoro aggiuntivi. Anche i provvedimenti presi allora avevano introdotto una serie di paletti per evitare che questo avvenisse, ma poi in realtà questo è avvenuto. E abbiamo avuto un'altra esperienza più recente, nell'ottobre del 2012 è entrato in vigore eh, un decreto che eh, permetteva alle imprese che avessero convertito dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, di fruire di sconti contributivi, oppure di trasformare dei contratti eh, diciamo, di collaborazione, contratti a progetto, in contratti a tempo indeterminato. Anche qui c'erano degli incentivi fiscali. Di questo parliamo tra poco, professor Boeri. Però intanto eh, vorrei far replicare il ministro sulla prima parte dell'intervento del professor Boeri. No? C'è cioè, un esperimento che c'è stato fatto e che in realtà non ha creato nuovi posti di lavoro e che ha premiato e dato incentivi a imprese che avrebbero assunto comunque. Questo può essere vero, ma il modo con cui abbiamo disegnato l'incentivo non è come nell'ottobre del 2012 semplicemente per conversione di contratti che hanno prodotto circa 24.000 conversioni. In questo caso l'eventuale bonus viene dato solo se. L'occupazione è veramente aggiuntiva e anche in caso di conversione da un tempo determinato a un tempo indeterminato, anche in questo caso bisogna assumere un'altra persona, magari a tempo determinato. Ora, il punto è che se guardiamo solo questo intervento, non cogliamo, a mio parere, la complessità. Le faccio solo un esempio. È vero, il professor Boeri ha citato i. 15 milioni, anzi 10 milioni stanziati per gli studenti universitari che vanno a fare tirocini che, gli vale per, che valgono per il curriculum. Parliamo di 10.000 studenti e questo è solo l'inizio. Abbiamo poi tirocini. 200 euro al mese? Sono circa 300 euro al mese, e poi vedremo appunto la misura esatta. Abbiamo 180 milioni nel mezzogiorno per stimolare 80.000 tirocini nelle imprese, soprattutto di quelle persone che alla fine del ciclo di studi si perdono e diventano rapidamente net. Allora è chiaro che questi non sono posti di lavoro stabili e duraturi, ma riusciamo a superare anche i limiti e questo è un altro intervento che facciamo dei nostri sistemi dei centri dell'impiego che non riescono veramente a orientare i giovani e quindi in questo modo mettiamo più immediatamente in contatto mm. oltre 80.000 ragazzi con il lavoro. Ecco il eh, Grillo, eh, Ministro, dice che i requisiti per avere eh, gli incentivi sono praticamente troppo severi, no? Cioè verranno assunti solo i poveri e gli ignoranti, detto in, in una riga, e con figli. Che cosa replica lei? È sorprendente notare come non si capisce in qualche modo neanche l'italiano perché la norma che è stata distribuita dice almeno una di tre condizioni, cioè bisogna essere un giovane, certamente, senza un lavoro regolare negli ultimi sei mesi oppure avere, non avere un titolo di studio di scuola media superiore. Oppure vivere in una famiglia avendo a carico delle persone, non e, e, e. È chiaro che se avessimo fatto quello che dice Grillo, veramente saremmo da rinchiudere, ma naturalmente non è così. Anche perché queste regole sono. Grillo quelle... comunque ha corretto sul suo sito in serata e al del e, e, e ha messo o, oh, o, oh, o. Oh. Esattamente. <ride> Questo però è interessante pensare suoi... che qualcuno eh, ritenga che dei ministri. o... Oh, in realtà l'Unione Europea, perché queste sono regole europee, possa essere così stupido da mettere in qualche modo delle regole così strette. Ora, il punto chiave è che queste regole sono utili per utilizzare, come dicevo, i fondi europei, che sono a tempo perché vorrei ricordare che siamo in una fase di chiusura del ciclo di programmazione che finisce appunto alla fine di quest'anno e quindi, ahimè. Con queste disponibilità di fondi non si potrebbe fare quello che, per esempio, il professor Boeri suggerisce, cioè di avere degli sgravi a lungo termine proprio perché in questo momento non ci sono queste disponibilità. E allora noi abbiamo provato a fare un provvedimento che distribuisce attraverso vari strumenti i fondi disponibili attendendo che nel 2014 partano i nuovi fondi e parliamo di svariati miliardi. Eh, professor Boeri, il problema è sempre lo stesso no? eh, che non ci sono soldi eh, e quei pochi che ci sono bisogna cercare di eh, impiegarli. Usarli bene di anche usarli... se sono fondi comunitari bisogna cercare di usarli al meglio, certamente di non sprecarli. No, le condizioni che vengono poste dal provvedimento eh, certo sono in parte dettate dalle esigenze europee, non devono a essere aiuti di Stato, ma alcune, per esempio questa delle famiglie monoreddio, tra l'altro è scritta abbastanza male nella normativa, eh, ecco, sono, un po', sono comunque in qualche modo discutibili. Io credo che servano soprattutto per il fatto che le risorse disponibili sono limitate e quindi rischierebbero di esaurirsi rapidamente. Ricordiamoci che quel bonus di cui parlavo prima del 2001 era costato quasi 2 miliardi di euro. Qui si stanziano per il Sud 150 milioni all'anno, 100 nel 2003, 150 nel 2003. 2014, senza porre delle condizioni molto restrittive rischiano di finire subito eh, ripeto, con quei tassi di assunzione che dicevo prima, in, nel giro di una settimana rischiamo di aver fatto fuori tutte le risorse disponibili, per questo si pongono delle restrizioni, però attenzione, le risorse si esauriranno e a un certo punto temo che quello che accadrà è che si farà come nel 2001 cioè bisognerà porre del, dei rubinetti e fare una specie di lotteria per cui soltanto alcune delle, delle imprese che fanno domanda potranno ricevere il sussidio questa è una situazione in cui quei problemi che dicevo prima diventano ancora più seri perché un datore di lavoro può in qualche modo magari riuscire a essere convinto da fare delle assunzioni nuove, vere, se è sicuro di poter ricevere, di poter contare su quel sussidio per lungo tempo. Eh, qui i sussidi tra l'altro durano al massimo soltanto 18 mesi, eh, ma in un caso di questo tipo dove tra l'altro anche la possibilità stessa di essere beneficiario dello strumento è così soggetta dalle autorità, rischiano alla fine soltanto coloro che avrebbero comunque fatto le assunzioni di, di, eh, di richiedere questi aiuti e di beneficiarne dopo. Quindi eh, il rischio è davvero molto, molto serio. E cosa si può fare per ridurre al minimo i rischi di cui parla il professor Boeri? In primo luogo, come ho detto, imporre l'obbligo che questo produca un aumento netto di occupazione. Naturalmente il rischio c'è, però vorrei ricordare che siamo nella peggiore recessione della storia italiana. E quindi se riuscissimo effettivamente a incentivare l'assunzione la di 100.000 giovani con lavori a tempo indeterminato e magari portassimo la metà, supponiamo, di giovani a tempo parziale vicini a un'impresa, avremmo fatto un passo avanti. Perché? Perché in questo momento l'incertezza è estremamente elevata e quindi non tutte le imprese sono pronte a investire sul tempo indeterminato ed è per questo che nel decreto si restringono anche i tempi per la flessibilità cosiddetta buona mm. per esempio si torna ai vecchi intervalli tra contratti a tempo determinato si danno altri strumenti l'intervallo di... sarà di, di 10-20 giorni, giorni come era prima dell'anno scorso avremo poi la... alt... ci sono una serie di altri interventi proprio in questa direzione e poi abbiamo introdotto un incentivo che a mio parere è molto importante, e cioè se un disoccupato che fruisce della cosiddetta ASPI, la nuova indennità di disoccupazione, viene assunto da un'impresa un che non era obbligata ad assumerla a tempo indeterminato, mm -hmm. l'impresa porta via diciamo così, il 50% dell'indennità di disoccupazione residua. Questo può essere un modo e un nuovo incentivo a costo zero per lo Stato, perché avrebbe do dovuto comunque mm. pagare l'indennità di disoccupazione per ridurre i tempi di disoccupazione. Questo non si applica solo ai giovani, ma anche ai quarantenni, ai cinquantenni o ai sessantenni. Certo. Eh, L'onorevole Daniela Santanchè del PDL eh, chiede eh, una domanda importante: cioè, dove è andata a finire la promessa di zero tasse per chi assume i giovani? Dove è andata a finire? è andata a finire, eh, intanto non era una promessa ma era un programma elettorale di un partito politico, compatibilmente con i fondi e esattamente la stessa cosa naturalmente per un periodo limitato. Noi abbiamo detto chiaramente tra l'altro che questo è solo il primo di una serie di interventi. Tra domani e dopodomani il Consiglio europeo... Prenderà decisioni molto importanti su quattro elementi che ci riguardano mm. direttamente e che ci consentiranno di fare il secondo colpo. li elenco brevissimamente. Sì. Uno è la possibilità di anticipare i fondi della cosiddetta garanzia giovani al 2014-2015, vuol dire un altro mezzo miliardo di fondi ah. potenzialmente disponibili. Ah, Le volevo infatti chiedere delle cifre che possono, come secondo, possono aumentare. Secondo aspetto, il nuovo ciclo dei Fondi strutturali 2014-2020. E ci aspettiamo una decisione importante di orientare una parte consistente di questo Fondo alla lotta alla disoccupazione giovanile e al miglioramento delle condizioni sociali. Terzo punto la possibilità che la Banca Europea degli Investimenti a questo punto ricapitalizzata l'anno scorso, ma un po' dormiente finora, mm. invece aumenti notevolmente gli investimenti alle piccole e medie imprese verso l'occupazione e anche giovanile. E il quarto punto è quello che entro ottobre ogni paese dovrà fare un piano proprio operativo per la garanzia giovani e potremo utilizzare i margini per il 2014-2015 e gli anni successivi che vengono dalla chiusura della procedura ai deficit eccessivi, parliamo di 0,4% del PIL mm. per esempio, per sgravi a lungo termine sia di imposta che di contributi sociali. Eh, professor Boeri, queste sono buone notizie, sempre che il Consiglio europeo che comincia domani riesca diciamo, a essere sufficientemente coeso su tutta una serie di questioni, no? Questo è un altro paio di maniche. Sì, anche se io starei attento a fare degli annunci o delle promesse, perché già ne abbiamo fatte fin troppe in questo mese e gli annunci di provvedimenti eh, prossimi venturi sono, eh, hanno degli effetti nefasti sul mercato del lavoro perché spingono molti datori di lavoro ad aspettare, ad assumere, aspettando che poi ci siano magari degli sgravi contributivi, per cui fino a quando non ci sono dei risultati eviterei dimensionarli forse. Comunque il compito del ministro è davvero difficile, impervio in questo momento, mi rendo conto. Noi abbiamo una situazione del mercato del lavoro che non è mai stata così pesante. Abbiamo tra disoccupati, lavoratori scoraggiati, cioè persone che hanno smesso di cercare perché pensano che non ci siano lavori fuori, eh, sottooccupati, persone costrette a lavorare part time vorrebbero lavorare full time, cassi integrati a zero ore, più di 7 milioni di persone in una condizione di disagio occupazionale, quindi un sesto della popolazione in età lavorativa. In in questo contesto qualsiasi cosa si faccia sembra una goccia in un mare, eh, quindi effettivamente è difficile. Tuttavia, ecco, io darei comunque i numeri per quelli che sono. Ecco, parlare di duecentomila posti di lavoro stasera mi sembra sono davvero un'esagerazione. Eh, no, adesso non, non, no adesso non dico adesso il ministro stasera però, però credo gli annunci che sono arrivati in un altro non, modo. Penso, no. non penso il ministro perché so che il ministro è molto attento ai dati ma eh, ecco per esempio se si, anche se si dovesse ipotizzare che eh, le misure varate sono, creano tutte posti aggiuntive io ripeto ho grandissimi dubbi e scriverlo per legge che devono essere posti aggiuntivi non serve a scongiurare questo rischio perché è la stessa cosa che era scolpita sulla legge del 2000-2001 e invece alla fine abbiamo scoperto che non sono stati creati alcun posto di lavoro aggiuntivo. Ma diciamo, poniamo pure che siano tutti i posti aggiuntivi, con quelle risorse si possono al massimo finanziare 30.000 contratti ogni anno, quindi non certo 200.000. Eh, quindi ecco, bisogna, bisogna, bisogna stare un po', un po' attenti. Il Ministro... Uh, 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 no, è molto semplice, è e la, con Assolutamente, perché la decontribuzione è pari al 33% della retribuzione, guardando ai livelli medi retributivi abbiamo circa... Se fosse un nuovo contratto a tempo indeterminato, circa 9.000 euro di contributo, mentre se fosse una conversione, circa 6.000 euro di contributo. Basta fare due conti e su 800 milioni per le decontribuzioni, vediamo che siamo intorno, ipotetico naturalmente, a 100.000 posti. Naturalmente, una differenza fondamentale rispetto a quello che era nel 2000 è che oggi, grazie al cielo, l'Italia dispone di un sistema di comunicazioni obbligatorie cioè dati individuali per tutte le assunzioni, per tutte le imprese e quindi è facile seguire meglio per evitare quello che diceva esattamente Boeri, cioè il gioco tra uh, delle figurine in qualche modo. Certo, certo. Ma noi oggi abbiamo uno strumento che ci consente in tempo reale di controllare mentre invece nel 2000 non c'era. Ecco, quindi uh, in qualche modo sta rispondendo alla domanda uh, che ci siamo posti noi con Paolo Pagliaro, si può creare lavoro con una legge e in realtà un precedente c'è e l'ha accennato prima anche il professor Boeri, guardate il servizio di Paolo Pagliaro. Sbaglia chi dice che il lavoro non si può creare per legge. Le buone leggi possono aiutare il lavoro e come? Quando ad esempio riducono la burocrazia, rendono più efficiente la giustizia, agevolano il commercio e le attività di impresa per non parlare delle leggi che per promuovere l'occupazione stanziano risorse dello Stato. Facciamo un esempio. Il 17 ottobre dell'anno scorso il governo Monti varò un decreto che metteva a disposizione 232 milioni per incrementare l'occupazione giovanile e femminile. Gli incentivi erano di 12.000 euro per le imprese che trasformavano contratti a tempo determinato o contratti a progetto in contratti a tempo indeterminato e dai 3 ai 6.000 euro per ogni assunzione ex novo. Arrivarono 44.000 domande e nel giro di 10 giorni il fondo esaurì la sua dotazione. Fu così possibile soddisfare solo 25.000 richieste selezionate in base all'ordine di presentazione. Svanito l'effetto annuncio, come spesso succede, nessuno si è più preoccupato di verificare se la legge aveva raggiunto i suoi obiettivi, se cioè gli incentivi erano stati decisivi per creare lavoro non precario, o se invece l'agevolazione si era risolta in un regalo per scelte aziendali che sarebbero state compiute comunque. Questo dubbio ora ha trovato una risposta grazie a Bruno Anastasia, presidente dell'Ires Veneto, che dopo una minuziosa analisi di cui dà conto sulla voce.info ha calcolato che il 40-50% dei nuovi contratti non ci sarebbe stato in assenza di incentivi. Si tratta naturalmente di una goccia in quel mare in tempesta che è il panorama dell'occupazione in Italia, ma è anche la dimostrazione che una seria politica di incentivi può risultare efficace. Per applicarla su larga scala servirebbe però molto denaro. Diciamo almeno il 10% di quello che ci viene sottratto ogni anno da chi va del fisco. Eh, eh, ministro servirebbe anche abbassare un po' le tasse eh, sul lavoro. No? Eh, quando sarà possibile questo? No? Il cosiddetto eh, cuneo fiscale che poi è composto da IRPE, FIRA, e oneri sociali. Eh, questo è, da tanto tempo sia lavoratori che imprese attendono una riduzione del cuneo fiscale no? il Presidente del Consiglio è stato molto chiaro oggi e anch'io nel passato non è che ho fatto annunci, ho dato una prospettiva. E qual è la prospettiva? La legge di stabilità che deve essere presentata in autunno e che deve essere poi eh, votata dal Parlamento entro la fine dell'anno. Perché quello è il momento? Perché, come dicevo prima, gli spazi che si creeranno nel 2014-2015, se resteremo sotto il 3% del deficit PIL, potranno essere orientati a questo come quest'anno invece sono stati orientati per pagare i debiti verso le imprese da parte della pubblica amministrazione. Allora il dibattito politico, ma direi culturale, che ci sarà in quel momento sarà decisivo, perché quella sarà la possibilità di fare una manovra a medio termine. Ora io vorrei sottolineare da questo punto di vista per tornare a quello che diceva eh, Paolo Pagliaro nel punto che è vero, si possono cambiare le norme, si possono dare degli incentivi, mm -hmm. ma con i numeri che ha ricordato Tito Boeri prima, cioè l'enorme numero di disoccupati, mm -hmm. sottoccupati, inattivi che abbiamo, solo una crescita economica vigorosa può riassorbire tutto questo. Mm -hmm. E allora, che pensa... però non... Non si vede dove si possa e come si possa fare uh, e lanciare una forte ripresa economica. Le previsioni indicano che no. ci potrebbe essere una ripresa verso fine anno e poi nel 2014. Ma, ma chi... anche le previsioni dicono che questa non mm. sarà vigorosa, non sarà sufficiente. C'è anche chi dice che non ci sarà ness... Cioè che il PIL scenderà ancora prima sì, della fine. dell'anno. Gli dell ultimi indicatori OX anticipatori danno qualche speranza in questa direzione, ma in ogni caso sarà una crescita debole. Allora dobbiamo riuscire a trovare tutti insieme, direi le imprese in primo luogo, strumenti nuovi per competere sui mercati internazionali, per sviluppare nuovi prodotti, essere innovativi e gli investimenti delle imprese, non del pubblico, possono fare la differenza. Ha ragione, Ministro, chi pensa che in realtà l'Italia si trovi di nuovo sull'orlo del precipizio? Io non credo che ci troviamo sull'orlo del precipizio e direi che il problema che come Europa ci troviamo di fronte, per cui questo eh, Consiglio europeo di questa settimana è così importante, è che dobbiamo dare un segnale di crescita a medio termine. Io ho incontrato degli investitori internazionali questa settimana e c'è una grande attenzione all'Italia perché è evidente che il livello degli asset, dei prezzi degli asset è sceso. Ci sono delle opportunità di investimento perché il mercato si è ristretto, uh -huh. ma tutto questo se naturalmente il mercato riprenderà. E allora oggi siamo in una situazione in cui forse questi interventi aiutano a ridurre l'incertezza anche di quelle famiglie che, magari meno colpite dalla crisi, hanno un figlio disoccupato e non. Consumano. A proposito di incertezza, può rassicurare gli italiani che non si ritroveranno tra tre mesi a pagare l'IMU sulla prima casa e a dover subire l'aumento di un punto dell'IVA? Perché tutto questo l'avete rimandato, no? Certamente. Certo. Fra tre mesi eh, ci ritroveremo nella stessa situazione? O gli italiani possono stare tranquilli che ci sarà un ulteriore rinvio, ci sarà una soluzione definitiva del problema IMU e del problema aumento IVA? Per l'IMU abbiamo preso un impegno entro agosto di procedere a una riorganizzazione complessiva dell'imposizione sulle abitazioni e non solo. Qui ci sono scuole di pensiero diverse. Una delle raccomandazioni che fa la Commissione europea, che verranno formalizzate questa settimana, è di spostare la tassazione dal lavoro, anche quello di impresa, verso imposte indirette e anche eh, cespiti in qualche modo eh, reali. Però dobbiamo anche ricordare che l'introduzione dell'IMU è stata fatta in un modo che, tra l'altro, ha colpito molto l'immaginario collettivo. Vi ricordo che per mesi non si è saputo quanto avremmo dovuto pagare. Ecco, questi elementi rendono necessaria questa riorganizzazione. E entro agosto, mi dispiace, bisogna aspettare un attimo, avremo una risposta in questa direzione. Professor Boeri, è sufficientemente chiaro e rassicurante il quadro? Beh, eh, no, direi di no. Il, il problema è che eh, bisogna fare delle azioni non soltanto sul mercato del lavoro per cercare di affrontare il problema occupazionale. E alcune riforme, tra l'altro, possono essere fatte anche a costo zero per le casse dello Stato, quindi il fatto che non ci siano risorse disponibili non è un alibi per non farle. Non tutte le misure che possono essere varate sono di competenza del Ministro Giovannini. Io penso, per esempio, che in Italia oggi bisognerebbe fare qualcosa sul piano della governance delle banche e, soprattutto, delle scelte di credito che le nostre banche hanno. Se noi continuiamo a permettere alle banche di essere azioniste di grandi imprese, continueranno a erodere. Credito a delle imprese che non hanno assolutamente progetti che possono creare lavoro, ma che invece sono soltanto in grado di accumulare debito. Ne abbiamo avuto grandi banche italiane che hanno erogato. Milioni, addirittura miliardi a immobiliaristi che avevano portato le loro imprese sull'orlo del fallimento, a imprese che avevano accumulato grandi debiti, hanno difeso in lotte societarie e intestine delle persone che non hanno certamente creato valore e lavoro negli ultimi anni. Hanno premiato per esempio con l'acquisto dei diritti a al partecipare all'aumento di capitale RCS che poi sono finiti a valere zero, li hanno pagati a caro prezzo a dei membri del patto di sindacato non si capisce per quale ragione ecco questo hanno fatto le nostre banche invece di dare dei soldi a delle piccole imprese se proibissimo questi incroci per cui una banca è azionista e creditrice della stessa impresa e quindi deve in tutti i modi tenerla in vita anziché eh, usare le risorse per finanziare dei progetti davvero validi ecco che noi avremo sempre queste distorsioni nel nostro sistema creditizio fin quando permetteremo alla politica di entrare nelle banche con le fondazioni bancarie avremo lo stesso problema le piccole imprese soffriranno e non creeranno lavori, tra l'altro le piccole imprese sono quelle che creano i lavori per i giovani e poi bisogna invece fare anche delle cose sul Aspetta, mercato professor, del lavoro Aspetti che chiedo al Ministro se ci sarà se vede una possibilità che il governo intervenga per regolamentare il sistema bancario in modo migliore, per esempio impedendo incroci così incestuosi e malsani per il sistema creditizio italiano? Questo è un tema di cui credo il Paese sia conscio. Naturalmente ci sono interessi molto diversi. Ma è vero che dobbiamo continuare con quelle che si chiamano riforme strutturali, anche se vorrei ricordare che rispetto ad altri paesi l'Italia negli ultimi anni ha fatto moltissimo. Sul fronte delle banche però no. Sul fronte delle banche, di nuovo, non voglio scaricare sull'Europa tutti i problemi, ma anche le soluzioni, si sta discutendo in questi giorni, in particolare stasera, il futuro dell'Unione bancaria europea. Un altro tema diciamo, un altro difficilissimo, tema molto per difficile, e il ministro Saccomani mm. aveva questa sera un'altra riunione dell'Ecofin proprio per sbloccare in un'ottica europea questi aspetti. Mm. È chiaro che importare buone pratiche in questo caso veramente ci può, fare un grosso, ci può far fare un grosso salto in avanti. Mm. Vorrei ritornare, se posso, per un attimo al tema delle piccole imprese. Perché è vero che noi abbiamo delle piccole imprese straordinarie, ma abbiamo anche molte piccole imprese che hanno una visione molto limitata del loro futuro. Come mostrato dall'ultimo censimento svolto dall'Istat qualche mese fa, abbiamo molte piccole imprese che hanno l'imprenditore con una poca bassa istruzione che investono poco in innovazione e quindi? e quindi abbiamo un problema anche di riorganizzazione all'interno del mondo delle imprese per fare più innovazione. Per questo una delle iniziative di oggi è proprio quella di stimolare anche le piccole imprese, la creazione di nuove imprese, non solo per le persone fino a 35 anni, ma anche oltre 35 anni con la possibilità di usare... Competenze che magari a causa, a causa della crisi non sono vengono in qualche modo utilizzate. oggi a spasso. Eh, ministro, siamo in chiusura. Le vorrei chiedere una cosa che non c'entra niente con le piccole imprese. Um, che idea si è fatto lei della condanna di Berlusconi a sette anni per prostituzione minorile e concussione? Ho le mie idee, ma credo che sia giusto, come molti hanno detto, le sentenze non si commentano e quindi non è il mio compito commentarle. Naturalmente, come vediamo sui media, questo è un elemento di eh, fibrillazione tra le parti politiche e quindi questo non rende necessariamente il lavoro del governo eh, più semplice. Però le decisioni che abbiamo preso oggi sia sul lavoro che sulle carceri dimostrano ancora una volta come se questo governo fa delle cose fatte bene può procedere ed è giusto che proceda perché aiuta a risolvere i problemi del Paese. Se invece non riusciamo ad avere questa capacità di affrontare i problemi è chiaro che le fibrillazioni possono prevalere. Ma beh, teme per la tenuta del governo dopo questa sentenza pensa che sia più forte, più fragile? Come lei sa, io non sono un politico, sono un tecnico. Da questo punto di vista, come qualcuno ha già detto, viviamo ogni giorno per fare quello che possiamo come ministri e non solo i ministri, naturalmente. In questo senso ci piacerebbe avere una prospettiva di medio termine che tra l'altro consentirebbe di fare quelle cose che diceva anche il professor Boeri e credo che i prossimi mesi saranno decisivi da questo punto di vista. Ma ripeto... Finché noi riusciamo a muoverci sui problemi reali, tentando di affrontarli con le risorse disponibili e con i vincoli anche europei, Credo che questo governo possa andare avanti e fare molte cose buone. Grazie. Grazie Ministro Giovannini, grazie professor Tito Boeri, grazie spettatrici e spettatori. Noi ci vediamo domani alle 8.30 e mezzo. avremo un ospite eh, eccezionale perché è la prima volta che rilascia un'intervista eh, televisiva ed è uno dei più grandi imprenditori non solo italiani, Francesco Caltagirone. Ci vediamo domani, arrivederci.